Quel nazista del Proci, ma cosa sta succedendo? Oh raga, sono in un branco di... Okay, siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Ah ok, i miei amici sono un branco di omosessuali. No! Va bene, no, ottima. Senti, stavo per dire di peggio, omosessuali non è bannabile.
Ero dato il 2 di picche, da, se no, no, non è che mi hanno dato il 2 di picche, tardano tutti, cazzo, dovevo essere alle 9 fuori, invece no, 9 e mezza, prima 9 e un quarto, poi 9 e mezza, porco disco, sì, giga, a me. Pure allora, no, no, vabbè, 9 e mezza vado, io ho bisogno di festeggiare. Sì, vabbè, sì, no, no, caldo su Double or Nothing, dai. Stavo a dire, io mi era venuto infatti... una cosa, adesso lo sfruttiamo. Ti dico praticamente i match in ordine e tu mi dai un parere rapido e poi ti levi dal cazzo, facciamo così. Infatti facciamolo, dai, sarà pazzesco. Noi i pronostici li vediamo settimana, li vediamo giovedì. Sì, sì, i pronostici li vediamo settimana, giovedì. E poi? Allora andiamo, dai, dai, ragazzi, se prima di partire con il podcast normale, a caldissimo proprio, non è vero, non è a caldo perché è stato sì, però frate, è proprio speed, fast. Va bene, va bene, ma hai visto il buy-in? No. Ok, Adam Page contro Brian Cage, vai. Bellissimo opener, l'atmosfera è stata molto bella, il Daily's Place col sole, cioè al tramonto con tutto il pubblico, davvero bello, secondo me il secondo match più bello della serata. E mi sento di comunque è un po' triste vedere Cage che passa da combattere per il titolo massimo a... Va bene, parliamo dopo, questo è il mio segmento, tu non parli. Young Bucks contro Eddie Kingston e John Moxley. Allora, a me i Bucks fanno schifo, però comunque spesso fanno dei match belli in pay-per-view perché comunque qualcosa di divertente possono anche fartelo se metti da parte il no-sell, la presa per il culo alla WWE. E invece mi ha deluso un botto perché è durato un'infinità, noioso come la merda, no-selling a caso, non mi è piaciuto e sono incazzato che hanno vinto i Bucks. Okay, vabbè, quello penso tutti. Casino Battle Royale. Carina, invece si salva per il finale come quella lì di Revolution. Alla fine il finale è bello, cioè è un bel momento, ti favo Christian. Sì, sì. Sono stato molto incazzato che ha vinto Jungle Boy, però sti cazzi, dai, bel finale, cazzo, mi è piaciuto. Io l'avevo detto nei pronostici che alla fine vinceva Jungle Boy. Perché tu sei una scimmia. Ti ripeto che questo mi sembra molto stronzo. Io avevo pronosticato. Danno, facciamo la svelta, per favore, andiamo su. Vabbè. Cody o Gogo? Cody o Gogo? Allora, Cody contro Gogo me lo sono visto con la soundtrack di Rocky in sottofondo. E questo me l'ha reso molto più godibile. Anche perché, allora, non so se avete visto Rocky, ma la musica drammatica di fine combattimento, no? È partita proprio quando Cody ha vinto. Manco farlo apposta, proprio precisa quando ha vinto. Ormai è un meme, Cody. È come quando su Discord famo le retro reaction e messo sì, infatti, con Rumble. Di promo. Peccato che non comunque, ha usato Brandy al posto da Adriana. Vero. Non mi frega niente a me del futuro, vattene via Brandy. Allora, il nostro figlio. Comunque vabbè, allora Miro, se lo prende, vabbè, Mesh, non, nessuno si aspettava un cazzo, dai. Miro contro Archer. Lance Archer. Che merda, cazzo, io era il match che mi aspettavo di più, non è durato un cazzo. Schifo. Fammi dire, eri molto ottimista. Sì, Miro che lancia il serpente, anche se non penso fosse davvero un serpente, mi ha fatto molto schifo. Perché il Cobra non è un serpente. Vabbè. E poi bellissimo Lance Archer che non solo jobba a Miro, perché quello lo sapevamo tutti avrebbe jobbato, ma jobba come un coglione perché ha perso nonostante l'interferenza. Comunque, Proci, vedi, il Cobra non è un serpente, ma un pensiero indecente come questo match, vero? Cazzo, prima insufficienza del pay per view comunque. Allora, Britt Baker contro Hikaru Shida. Boh, allora, come al solito, come ogni match di Shida, un botto di overbooking, ma proprio un botto. La roba con la stampella mi ha fatto non c'aveva senso. La roba con la stampella mi ha fatto incazzare per l'arbitro che la stava letteralmente fissando. Sì, l'ha vista, non ha fatto nemmeno finta la ripresa. L'ha proprio vista e non ha fatto un cazzo. Comunque sì, il match alla fine, io mi sembra di avergli anche dato 3 stelle su 5, perché il match è divertente, c'ha una bellissima atmosfera per il pubblico, però c'ha un botto di overbooking scandaloso, cazzo. Però ha vinto pure la lottatrice giusta, quindi dai, ci sta. Sì, ha vinto, però mi sono fermato a un certo punto, non ce la facevo più. Britt Baker diventando una nuova campionessa femminile. Darby Allin e Sting contro Ethan Page e Scorpio Sky. Sto match mi è piaciuto, sinceramente, è stato quello che doveva essere, mi è piaciuto vedere Sting, cioè mi ha fatto molto preoccupare con quello spot lì dal volo dalle fish, però comunque non si è fatto niente, dai, mi ha fatto piacere, è stato un bel match, piacevole. Sì, davvero. Sulla falsa riga di Roman e Taker contro... Sì, appunto. Ok, va bene. Triple Threat, Kenny Omega contro Orange Cassidy contro Pac.
Allora, il build up ha fatto cagare come la merda, ma ne abbiamo già parlato. Sì. Però comunque il match è stato molto divertente. Secondo me il più bello della serata. Purtroppo ha vinto Omega, ma già lo sapevamo. Tutti scontati più o meno i risultati. Era la cosa più prevedibile di tutto. È durato anche quasi una mezz'oretta. È durato 27 minuti. Sì, davvero un bel match, davvero un bel triple threat. Potevano anche metterlo come main event, cazzo. Sì, ma invece... alla fine... Ah, è qui... Prima di arrivarci, tanto alle 9:30, manca 10 minuti, fammelo dire. Un saluto. Allora, tipo tra 5 minuti io esco. Vabbè, quindi... tanto ne manca uno. Facciamo un saluto a Italian Elite Wrestling, che nei commenti Andrea ha risposto: ma il main event sarà il triple threat. Sì, convintissimo. Domani, se me lo ricordo, gli scrivo in direct. Certo, allora, vabbè, Stadium Stampede, Inner Circle contro The Pinnacle. Porca troia quanto mi ha deluso, cioè, allora, qualche momento in cui ho riso c'è stato, tipo la rissa nel bar tra gli FTR e i Proud and Powerful, mi è piaciuta, è stata molto divertente, però non mi è piaciuto, cioè, gli ho dato la sufficienza, gli ho dato anche 3 stelle su 5, però la verità, per me era anche la sufficienza risicata, però per non essere hater ho dato 3 stelle su 5. Decisamente inferiore al primo. Che cristiano che tu sei, veramente. Grazie. Decisamente inferiore al primo. Cioè, per me il primo era stupendo. È stato proprio il primo bello. È stato veramente bello, sì. Questo è una merdina. Cioè, non dico sia brutto, però è da 6. Non cioè, ha fatto ridere. È deludente, è deluso, dai. Sì, sì, il punto è che... Allora, ci si aspettava qualcosa che fosse meno divertente, meno comico, però più violento. Il problema è che è stato meno comico, ma non è stato manco violento. Cioè, il primo era un buon mix di tutti questi due fattori. Questo non aveva né uno né l'altro. Spears ha dato una segnata in testa. Vabbè, era la testa e spalla, però vabbè. Dopo ti volevo chiedere. Aspetta un attimo. Ma poi non mi è piaciuto manco che il finale si è svolto nel Daily's Place. Cazzo, è uno Stadium Stampede. Fammelo finire nello stadio. Cioè, fammi tutto nello stadio. Qui è perché semplicemente avevano 5.500 persone che volevano regalare una fine decente e non con un match al Titan. Non secondo me, però. Ok, però a sto punto che schifo. Poi a sto punto anche il finale. Cioè, capito? Però, vabbè. A sto punto, appunto, finivi col triple threat, mi facevi questo qui, che poi non... Ma ditemi voi se lo sapete, ma questo qui era cinematografico o cosa? Da quello che ho capito io, a parte cinematografiche e alcune no. Sì, hanno fatto la prima parte cinematografica, ripresa, e poi sono entrati nell'arena e hanno continuato normalmente live. Ah, ok. Comunque, l'evento non mi ha fatto impazzire. Comunque l'evento, secondo me, è stato un buon evento. Molto superiore a Revolution. Per me sta se la gioca, siccome sto facendo il ranking, no? se la gioca con la Rumble e con Elimination Chamber, poi ha più a fresco vedrò dove metterlo. Però è stato un bel evento, dai. Il solito problema che durano un botto i pay per view AEW, ma comunque è bello. No, sono d'accordo. Cioè, c'ha dei punti di forza. L'opener è davvero bello. Io non so voi, ma guardando l'opener mi stavo anche emozionando, perché ho visto tutto il pubblico e mi ha fatto proprio bene all'anima. Ma non è per quello, sai perché a me è aggasato? Io l'unico match che ho visto in diretta, escluso il buy-in, è stato questo. Poi tutto me lo sono recuperato in differita il giorno dopo. E mi ha aggasato tantissimo Page Cage. Sì, Cage che arriva con Terminator all'entrata. Quello è stato proprio bello. Perché ti dà... Questo primo match mi ha dato proprio l'aria, come a dire, cazzo, questo qui è proprio un grande evento. Questa è la WrestleMania dell'AEW, perché c'aveva quell'aria da grande evento. Anzi, già. Se fosse iniziato un'ora prima sarebbe stato anche meglio, perché avrebbero tenuto l'atmosfera con il Daily's Place al tramonto, che era molto più bella confermo. Di quando no, era notte. C'è prima SmackDown, no? Sì, ma mando per quello, tranquilli. Ah, ok, no, perché ho mandato il report, ho messo prima quello di Raw, pensavo, vabbè. Ok, allora quindi questi sono i pareri di Andrea. E ora però c'è giusto una domanda da farti, ma le risposte che ho dato lì sotto il post di Serti, che te ne pare? Ah, minchia, me le ero proprio lette. Allora, ero lì al cesso, ho visto questi mega screen, ho fatto leggiamoli che dice Federico, va. Ho detto, ma fratello, mi sei piaciuto, dai, molto molto come acculturato era, cioè, allora, il punto è questo, cioè, tu aspetta, volevo dire, allora, tu mi puoi dire quello che ti pare su Smack, puoi dirvi, cioè, va bene che mi dici
però, però se mi dici ma la storia principale è quella tra la famiglia Samana, è figa, è meno male, sti cazzi, meglio. È come, è come, cioè, è come la, io ho detto, è come nel terzo, che in Breaking Bad il fulcro principale dello sviluppo narrativo è incentrato su Jesse e Walter e non su Gus e Mike. Che cazzo vuol dire? Sì. Se è lui il protagonista, se è lui il campione mondiale, sarà lui il perno su cui girerà lo show, no? Cazzo. No, ma infatti è come se in How I Met Your Mother, al posto di concentrarsi sulle avventure di Ted, Barney e gli altri, si concentrano su Ranjit che fa il tassista. L'avrei visto, perché Ranjit è un drago, però... Minchia, raga, ci avete presente quando avete l'elastico proprio nello scroto, che fa male? Oh, bello. Grazie per l'immagine. Cazzo. Aspettate tra qualche ora in discoteca come sarà tutto sulla Twitch. Mamma mia, l'acqua di Alghero, signore. Mi raccomando, fa attenzione non... in discoteca. Non morire. No, ora scherzi, fa attenzione perché sento sempre di brutte. Cazzo. No, più che altro perché ora... che robe metto dentro i ricordi, a parte il fatto che sono veramente dei bastardi, ti fanno pagare 30 euro per un drink del cazzo. Fra, ma infatti noi ci siamo presi tre bottiglie di vodka all'Eurospin. Avevi fatto bene. Quella è la cosa che fatto bene. Non mi prendo i drink di là per un drink del cazzo che spendo 10 euro. Però la vodka col cazzo, cioè, ti prendi due bocce di limoncello, di qualcosa di serio, cazzo. La vodka così esce proprio da... No, da vodka Red Bull è una vodka alla pesca per gradire. Allora, vodka liscia, aspetta, perché io guarda, te lo posso dire, nel corso dell'ultimo anno io ho sentito tre alcol, ok? Vodka al limone, crema di whisky e vodka liscia. La vodka liscia, ti giuro, mi ha steso. Allora, la vodka liscia la prendiamo, mi piace ben niente. La prendiamo e la mixiamo con la Red Bull. Madonna. Vabbè, vodka Red Bull se va. Oh raga, una domanda, allora, parere veloce, però, ma SmackDown ti è piaciuto? Sapete che non mi ha fatto impazzire sta puntata, cioè non è stata una brutta puntata, per carità, però... Allora, boh, è stato bello la parte iniziale e un po' lo svolgimento della faida interna ai Samoani, però... Non è stata così carica questa puntata, ecco, diciamo. Comunque... No, infatti, è stata una di quelle rare occasioni in cui guardo SmackDown e verso metà puntata dico, cazzo, quando minchia finisce. Comunque il podcast di oggi comincia molto alla Moreno Molla. E oggi un bel vodka Red Bull. Vero, cazzo! E vai! Gigli gigli gigli. Che bello, mandano Moreno King. C'è un cazzo da fare. Oh, a ogni puntata ne sforna uno diverso. Sì, appunto, è per quello. King dei meme. Assolutamente. Ma Moreno Molla è un grande, non ho mai sentito una sua telecronaca, ma mi sa proprio di grande. Ha un una gran voce. Ho visto Abaddon. Ho visto Abaddon senza trucco e ho capito che è meglio che è meglio da No, e devo dire che è meglio da No, no, questo l'ha detto Torrisi e avevo parlato di Abaddon e devo dire e Molla così a caldo. No, a freddo, scusate. Che è meglio da zombie. E poi esagerato Torrisi, no, dai, queste cose non permetterti di dirle. Moreno, non Torrisi, ti Torrisi. Torrisi, siccome ci stai ascoltando, togliti il bastone della scopa dal culo e lascia lascia che amico di The Shield of Wrestling, non posso dire. Non me ne frega un cazzo. Lascia che Moreno, come cazzo si chiama? Molla. Lascia che Molla si esprima al suo pieno potenziale perché il ragazzo ha talento. Guarda, tu invece. Sei buono solo a fare le istantanee della Formula 1. Tu sei buono solo a fare un telecronismo serio, non mi interessa. Va bene. Io voglio vederlo che fa le telecronache serie su un match di un fottuto dinosauro. Il Luciasauro. No, no, Molla la chiamato Luciasauro. Ha detto Jungle Boy, ragazzi. Chips. Io avevo detto per scherzo la volta scorsa, non sono fatti i pronostici, ma io dico che vincerà Cresta, ma alla fine faranno vincere Jungle Boy perché sono stronzi. Infatti, ragazzi, che avevo detto io che entrava uno della New Japan, sì. Quindi attaccatevi al cazzo, ci ho preso io sul Joker.
Oh, madonna, che palle! Allora, io avevo detto Goto, però intendevo uno della NJPW. Andiamo, che palle. Io non mi ricordo, io non mi sa che non mi ero espresso neanche. Comunque ha debuttato Dio Rush, cioè... tutto live, ragazzi, come boh, debutta delle braille, porca puttana. Ma no, veramente, allora, posso dire che c'è stato molto meno hype rispetto all'anno scorso col Joker. L'anno scorso il Joker chi cazzo era? Ah no, era Cage nell'ladder match, ok, e quello era urlo. Mentre Lio Rush, perché io li voglio bene, è stato campione del mondo dei pesi medi fino a meno di 2 mesi fa. Ma me, raga, ma me. Cazzo. Ho quella voce, raga, io non vedo l'ora di vedere tutti sui social. Ah, finalmente Lio Rush è debuttato una federazione che lo... che lo metterà in risalto. È durato 4 minuti. Andate a cagare. No, ragazzi, Lashley. Io ancora rido per la cosa che ho detto stamattina in chat. Sì, cioè, sì, questo se n'è andato dalla WWE perché Mark Henry lo bullizzava. Appena ha messo piede, nei W, hanno messo sotto contratto Mark Henry. Vabbè, no, raga, per la pagina bisogna, vi do l'idea di sto meme e poi lo metterete a nome mio. Bisogna prendere il template di Styles con Undertaker dietro e mettere su Styles Lio Rush, Undertaker, Mark Henry che bullizza Lio Rush, poi dietro un altro AJ Styles, Lio Rush che se ne va in AEW, no, dietro un altro Mark Henry che se ne va in AEW. C'è quello con le pistole che si puntano tutti la pistola uno contro l'altro alle spalle, praticamente, che lì è perfetto. Esatto. Ah, lo conosco, ho capito quale di sta parlando. Adoro. Vogliamo far notare una cosa a tutti i nostri amici telespettatori. Degli amici di merda, non si fanno sentire, Dio porco. Vogliamo far notare una cosa. Proci, hai fatto caso? Ma Lio Rush è stato sconfitto da Randy Orton prima di debuttare in AEW? Boh, non lo so, non credo. Perché stiamo cominciando a notare un pattern. Tutte le persone che vengono... Matt, Christian, Randy, ti prego, non mandarmi in ospedale. Oh no, farò molto peggio. Praticamente abbiamo capito che Randy Orton nello spazzino si occupa di gettare via la spazzatura della WWE. Il prossimo adesso dei film di AEW. Quindi i prossimi due che debuttano in AEW sono Michael Seppler. Quindi. No, sì. anche The Fiend. Ric Flair secondo me è possibile che ce va. Sì, sì, Ric Flair è possibilissimo. Ma non lo so, c'ha la figlia in WWE. Lui è prega poco, capito? C'ha l'amatissimo che suocero. Ma Andrade, c'è qualche sì, figlio suocero. Che può debuttare in WWE, sì, in AEW. Chi? David Flair. Lo prenderebbero, probabilmente. Io spero solo che prendano il figlio di Chris Benoit. Ragazzi, hanno preso gli Young Bucks, vuoi che non prendano lui, dai. Vuoi vedere che non dai, prendono il figlio di Benoit da me? Non può essere. E poi il ma figlio di Benoit, culo, da quello che ho visto, è un incapace. Oh, però... Certo, anche te sai della reputazione, dei problemi che derivano dalla tragedia Benoit, ti fai chiamare Chris David Jr. Benoit. Chris Benoit Jr. Proprio a proposito. Sì, sì. No, però si vuole proprio far chiamare Chris Benoit Junior, una roba del genere. Sì, Junior. È pazzesca sta cosa, è incredibile. È proprio un coglione. sì. Ma porca troia, alle 9 non si fa. Tutti morti. Comunque, dai, il prossimo mio tu partecipi anche un po' te. Parliamo dell'opener di SmackDown, dai. Già che ci non siamo. Mi interessa. Vabbè, allora parliamo di cose No, lo butto fuori a calcio in culo, bro, ci metto fare. Ma arrabbio, sta buono. Allora. Perché sennò, raga, veramente non si inizia più, si finisce alle 3 di notte. Beh, si è già parlato poi di Edward Norton, ci torniamo dopo con noi tre, cioè noi due, Federico fa degli interventi. Io me ne vado, anzi, mi spendo due parole sugli Unbox e poi me vado a fare in culo, guarda. Cos'è, vieni anche tu all'acqua? No, voglio andare a dormire. Quindi, SmackDown e Double or Nothing, Raw, andremo lunghi. Non è che io domani c'ho da fare, non è come te che non c'è un cazzo da fare, quando che c'hai qualche cosa da fare non la fai, porco Dio, dai. Ma domani è tipo, sarebbe il 2 di giugno, cioè nel senso non siamo a casa, cioè non vorrei dire, capito? Ah, io faccio il tirocino, continuo a fare il tirocino finché non morirò praticamente. Ma fai il porca troia, pure il 2. Finché c'è quel povero Cristo di Tutor che mi segue, devo per forza starci. Non cazzo, posso c'hai l'insegnante di sostegno? Sì. Allora,
Andiamo. È la stessa di SmackDown... che ti ha accudito. Okay. SmackDown Double or Nothing, Raw andremo lunghi, quindi direi che Raw, signori, giovedì, Raw NXT. No, è buona. No, parlatene oggi, parlatene oggi. Parliamo di facciamo? Parliamo solo della cosa, bella di Raw. Parliamo degli Archebro e vaffanculo. No, ragazzi, facciamo così. SmackDown, Raw, Double or Nothing, ne parliamo meglio giovedì, che almeno vediamo bene pure i pronostici, e oggi accenniamo un po' a Road to the stamattina. Quindi... è vero, vero. Allora, Double or Nothing, ma te l'ha messo nelle storie, si parlava di Double or Nothing. Lo so, però mi sono sbagliato a scrivere. Vabbè, allora Double or Nothing... analisi completa, bella, proprio ciotta, giovedì. Vabbè, l'abbiamo accennato comunque, quindi... Sì, sì, abbiamo già accennato, perché è giusto così, perché sennò eravamo un pochino clown. Quindi facciamo SmackDown e Raw, che attenzione, ho visto. Pazzesco. Sono riuscito a vedere un episodio di Raw dopo 2 mesi. Quindi, dai, nel senso, una puntata carina, comunque. E adesso è il momento di... Friday Night SmackDown. Quanto è bello parlare così in modo orrendo. Col tuo SmackDown ho detto, ho messo il logo. Bellissimo. Si inizia con una bella scenetta familiare, ovviamente si inizia con i fratelli Uso che sono carichi come delle merde per affrontare gli Street Profits, ma arriva Roman, che succede? Si menano, si mandano a fare in culo? No, semplicemente Roman... volevo sapere se erano pronti per fare il culo a quei due drogati degli Street Profits, diciamo così, vai. Madonna. Esaltati, dai. Allora, tu guarda l'espressione di Montesfort durante i match e dimmi se non si è fumato quanti citroni. Beh, penso di sì, però nel senso te pensi male, è perché porta sempre gli occhiali, forse per nascondere gli occhi rossi. No, va. Alla mamma ho tesforte, c'è un cazzo, quello lì è un bomber incredibile. Io non l'avrei mai detto, sinceramente. Cioè, non lo conoscevo. Io non ho seguito NXT nel 2019, ok? Non ho seguito NXT nel 2019, quindi mi sono perso la vittoria dei Profits, dei titoli di Coppa di NXT, nella ladder match di TakeOver 25. Mi sono perso quella run, mi sono perso il loro periodo migliore ad NXT. Quando sono tornato a vedere la WWE nel novembre del 2019, io pensavo fossero lì per così un tag team in più. Sono carini, hanno un bel appeal col pubblico, non penso andranno da qualche parte, insomma. Cazzo proprio. Cioè, ora, non penso andranno da qualche parte, nel senso, campioni sì, ma un regno di tipo, un regno breve, non un regno di un anno. Cioè, non era di un anno, bello, però... tra l'altro, di un anno, non è stato male. Non era di un anno, ma era tanto come campione di Coppa di Raw, e poi breve come di Coppa di SmackDown. Quanto sono durati? Troppo. Campione di Coppa di SmackDown, tipo... abbastanza. Perché io non sono ancora uscito. 3-4 mesi sono durati. Hanno perso i titoli a inizio 2021. Però c'è da dire che allora sono stupito. A me fanno allora Montesford per me è se lo manderanno in singolo in futuro tranquillamente, non avrà problemi, cioè tranquillamente, è veramente una roba assurda. Sono d'accordo, fa dei salti, delle manovre proprio atletiche, che poi proprio lui a livello facciale fa morire da ridere, è vero, quando c'è delle espressioni facciali incredibili. Comunque sì, a una certa si era rivolto a Jimmy Uso e gli ha fatto ma che schifo, è il Pride Month. Cioè, a me mi ha rotto i coglioni, però a te non c'è da andare fuori, va fuori. Cazzo. Ma gli stanno a da buca fisso, mi sa, povero. Cioè, sono dei ritardatari di merda. Sì, volevo dire quello. Ritardatari. Eravamo lì perché però ci si è corretto al volo. Allora, cioè che cosa? Ho capito. Andiamo avanti. Anche quello è alla fine. Vogliamo andare avanti, per favore. Sì, vai. Senti, già mi sono trattenuto. Augura, insomma, alla fine, apparentemente, Roman augura buona fortuna a Jimmy. Però, cosa succede? Si è saltato un attimo. Cambia qualche parolina criptica, oscura, oscuri segreti con Jay, insomma.
deve comunque gli rinnova la sua fedeltà al capo tribù. E sì, praticamente c'è uno scambio verbale molto molto bello tra gli Street Profits e gli Usos nel ring. Molto molto divertente, hanno intrattenuto molto bene. E parte il match veramente veramente ottimo. È un peccato se lo siano sprecato per una puntata di SmackDown, secondo me. Potevano, soprattutto come opener. Però sai cosa, potevano metterlo in un pay per view come SummerSlam, e secondo me sarebbe più bello. A rega, io sto andando. Benissimo, okay, vada a fare il culo. Vai all'acqua a scenare. Bastardo di un Federico invidioso. No. Perché non hai un pene lungo come il mio. No, rega, basta, se continuiamo di nuovo poi si inizia. Ciao. Buona mano. Ciao. Un match davvero davvero molto molto bello. Rinnovo ancora le stupende capacità facciali di Montezor, che sono meravigliose. E l'altra cosa è anche lo stile di combattimento di due uso. C'è Jimmy, che è uno stile molto da face, e Jay, che è molto più da heel. Nulla, davvero davvero molto molto figo. Vincono gli Usos, tra l'altro. E tra l'altro, imparate, stronzi pezzi di merda di Young Bucks, non è necessario spammare super kick. Cazzo. Comunque, sì. È davvero un gran bell'opener. Ripeto, è un peccato se lo siano sprecato un po' per una puntata di SmackDown. Potevano, secondo me, risparmiarselo per SummerSlam. Mandare qualcun altro contro gli Usos. Anche per quanto sarebbe dispiaciuto l'Alpha Academy, qualcun altro, mi frega, perché è veramente un peccato buttarlo così. Voi che dite? Allora, ridimmi un attimo la domanda, perché mi sono perso. Voi che dite? Anche per voi sono un po' sprecato, è stato un po' sprecato metterli in una puntata di SmackDown, o avreste preferito vederli in pay per view oppure no? Allora, è stato funzionale a quello che abbiamo visto dopo, che diciamo adesso per fare prima, ok? Loro hanno sfidato apertamente i campioni di coppia, non diciamo chi dà, perché nel main event c'è la rivincita tra Mysterious e Rudolph, anzi Dirty Dogs. Lo sapevi, però lo sapeva anche mia nonna. Va bene, dai, allora, capito, quindi i Mysterious e gli Usos li hanno apertamente sfidati. Tramite Adam Pearce ha detto: sarà cosa fatta, prossima settimana andrete contro i campioni di coppia. I Mysterious hanno mantenuto le cinture, analizzeremo il match dopo, e quindi prossima settimana avremo Usos contro Mysterious. Quindi nella puntata è stata creata questa cosa per arrivare al match di coppia, che vedrà, secondo me, mantenere Mysterious proprio per via dei disguidi tra Jimmy e Jay, che magari porterà ad un match, magari, chi lo sa, a Daring Sella. Perché non mi ricordo quando è il pay per view, ma mi sembra sia tipo il 20 giugno, una cosa simile, quindi... Capito? Cioè, ci sarebbe anche il tempo, cioè, a parte che anche solo nella prossima puntata con un turnil definitivo di Jey Uso hai fatto, puoi già mettere il match, l'hai già costruito e lo puoi mettere in card a Daring Sella. Però... una o due settimane in più schifo non fanno per la costruzione, anche se, come ho detto, poi è avviato. Quindi in sostanza, rispondendo alla domanda, quindi il match, secondo me, in pay per view non avrebbe per niente al mondo sfigurato, quindi sarebbe stato meritevole di un pay per view, perché è stato davvero davvero bello. Però è funzionale alla storia che vogliono raccontare, soprattutto se vanno a parare in una direzione simile a quella che ho appena esplicato io. Quindi questo è quanto. Poi cosa c'è? Ah, match per i titoli di coppia femminile. No, non è per i titoli di coppia, fortunatamente. È non titolato. I tag team match Natalia e Tamina, scusate, perché di solito dove ci sono i titoli di coppia femminile sono sempre in palio, quindi non so. No, ha senso. Hanno affrontato e sconfitto dal Riot Squad. Come fa male dirlo? Allora, vincono Natalia e Tamina e vabbè, ci sta, perché alla fine sono campionesse. Però a me dispiace un casino per Ruby Riott e Liv Morgan, che io ripeto, però fino alla nausea meritano di meglio. Non so. E match è stato quel che è stato. Allora,
ho notato anche l'impegno, però si torna sempre lì, ste cinture proprio un cazzo proprio. Sono comunque contento che ci sia altra gente attorno ai titoli, perché quello fa sempre piacere. Però basta, quello che si era visto, basta. Però hey, do you want another one? Natalia Entamina versus Shayna Baszler e Nia Jax. Però ripeto, non si va oltre un certo limite con questo match. Cioè, alla fine non mi verrebbe da dire neanche che è stato brutto, è stato ok, però... Allora, io qui spengo una parola, mi sembra giusto, perché andrò un po' controcorrente, secondo me, nel dire questa cosa. Le Riot Squad, per quanto siano un tag team affiatato, perché sono affiatato, purtroppo a me non piacciono. Quando lavorano in coppia, devo essere sincero. Mi dispiace, ma... specifica da quando sono andata via a Peter Royce. Ah, beh. Ma Peter Royce non è mai stato nella Riot Squad. No, però, cazzo, secondo me una storia in cui lei diventava il loro manager ci poteva stare di brutto. Billy Kay, no, Peter Royce? Sì, Billy Kay, scusato, ho sbagliato. Ok. Ma infatti mi pareva strano. Allora, in tanti dicono, sono sottovalutate. Può essere vero, perché in effetti hanno vinto i titoli due volte, Nia Jax e Shayna Baszler, e loro che sono un tag team da quando hanno debuttato, cioè... Quando era? Fine 2017, inizio 2018, ragazzi? Cioè, non hanno mai vinto i titoli di coppie femminili. Si pensava fossero tra le prime campionesse loro, all'inizio, nel 2019. Cioè, abbastanza triste, purtroppo. E... però... Absolution, che quante ne sono rimaste? Chi? L'Absolution è rimasta solo Mandy, praticamente, perché Sonya fa la figura d'autorità. Chi era quell'altra? Page. Cioè... Page, giusto. Ah, ok. Vedete quanto mi è rimasto impresso, cazzo. No, l'Absolution io non me lo ricordavo. Me l'hai ricordato a prezzo. Mi faceva la theme song che era quella di Page alla fine. Quindi non nel senso, vabbè, ti ho provato a difendere. Cioè, ho provato in tutti i modi, ma niente. Vabbè, comunque vincono la tagliata mina questo incontro. Ho detto del Radio Squad, purtroppo non, nemmeno i match non titolati non riescono a brillare troppo e perdono contro le figlie d'arte. Andiamo da Adam Pearce, che viene raggiunto dagli Usos, i quali appunto chiedono una possibilità di coppia. Sì, a titoli di coppia, infatti Adam Pearce accetta la proposta tranquillamente. Bianca Belair contro Carmella. Questo come da sopra. Io continuo a notare un certo impegno di Carmella nel cercare di tirare fuori dei bei match di wrestling, però anche qui non si va oltre un certo limite, anzi, sinceramente, la sufficienza. Non mi viene da darla. Io però comunque ripeto, Carmella in questo periodo si sta impegnando tantissimo e lo apprezzo, però. Cioè. Boh. Dici non è proprio il top del top. No, proprio non... Cioè, ho fatto dei bei match contro... Ho fatto un bel match con Sasha Banks, la TLC, se ricordo bene. Sì. Però, Cioè, non lo so, perché comunque, ripeto, allora... io l'impegno in Carmella lo sto vedendo tantissimo. E secondo me, ancora un po', potrà diventare una buona worker... Però questo incontro con Bianca proprio non mi ha entusiasmato per niente. Beh, devo essere sincero, Carmella ha avuto dei buoni incontri in carriera, ma purtroppo sono più gli incontri meno riusciti che quelli ben riusciti, capito? Ad esempio, qua citatemi tre match buoni di Carmella o, Sasha Banks, TLC 2020, Triple Threat SummerSlam 2018. Per il titolo femminile di SmackDown non era lei il punto focale. Sì, però il match l'ha lottato pure lei. È stato bello. Quindi vogliamo includere il ladder match per il Money in the Bank. Te lo stavo a dire, vogliamo includere anche quello. Ma sinceramente, allora mi verrebbe da dire di sì, perché non è stato brutto. Però quel finale veramente me lo ammazza completamente. Quale? Il Money in the Bank? Quello con il coso, James Ellsworth che va a prendere lui la valigetta. Ah, 2019, io stavo a pensare al 2020, pensate. No, 2019 era. E
che tristezza, madonna. No, ma qual era il 2017? Sì, 2017. Ok, ok. È stato il primo. È stato veramente triste. Molto, molto triste quel finale. Cazzo. Però quello rifatto a SmackDown comunque si è arrivato. E sì, e ha vinto normalmente Carmella, fortunatamente. Hanno capito la stronzata. Allora, Belair Carmella, si è detto, vince la campionessa femminile Bianca Belair con la sua KOD. Ma non credo ci fossero dubbi a riguardo. Appunto. E adesso andiamo da Seth Rollins. Allora, Federico, commento no, sulla allora, Miz. Allora, aspetta, no, no, aspetta, vorrei dire una cosa. Prima di passare allo schifo che io che già vedo. Allora, no, volevo dire, commento sulla Miz. Mi hai detto, aspetta un attimo e mi fai il commento no, sulla Miz. Aspetta un attimo, perché mi è venuto in mente una cosa da dire sul match tra Bianca Belair e Carmella. Bailey. Ah, infatti, è vero. Quello è stato il punto più bello di tutto l'incontro, quando arriva Bailey... Che a questo punto sono due le cose: o è innamorata di Michael Cole o lo vuole uccidere, perché non può essere così ossessionato. È come shampoo su Ram, che è entrambe le cose, cioè praticamente è sia innamorata che lo vuole morto. Ma cazzo, è vero. Madonna, che cazzo ti ha detto poi? E qui a me ha fatto morire Patrick Capì, che ha chiesto, ma vedi, ma dov'era? Ma era nel Thunder e cosa? E Cole che gli dice... No, no, Pat, era per strada, secondo te, A me ha fatto ridere, a me ha fatto piegare allo schienamento finale, quando Cole sbaglia e dice Belanca. Arriva Bailey e parafraso Bailey a memoria, Belanca, il suo nome è Bianca Belair, stupido idiota, sono morto, signori. E poi Pat McAfee, che poi ci è marciato pure dopo, sottovoce, sottotraccia, si sentiva Belanca e rideva. Pazzesco, meraviglioso. Ma allora, volevi dire, se mettono anche Triple H al commento di... È la fine. Cioè, se viene, il povero McCall verrà bullizzato. La call già con Triple H non se la passava no, bene. Ma te lo ricordi quando era Triple H, quando quella notte Triple H... No, lì mi ha fatto morire Triple H... la camera per zoomare, ma poi l'ha anche spettinata tipo una cosa del sì, genere, sì, era quando ci stava così meraviglioso, c'era coso, come cazzo si chiama, Mojo, no, c'era Mojo che era arrivato, ha cominciato tipo a scuotere poi col collo e tipo Triple H andai dietro pure lui. Sì, che le stavano a scuote da una parte e dall'altra. Doveva stare hypato il nostro Bro Michael Cole. Madonna. Comunque, passiamo al delirio che sto vedendo, quella merda. Allora, io qui facevo di questo. Io, ragazzi, sarei pensato di andare in America. Pazzo. Entrare nella casa di Rollins, rubargli tutto il guardaroba, andare in un deserto e dare fuoco bruciarlo. Ma non l'avrei mai detto. Ma che cazzo... Io... Allora, questa... fantasia florea. Allora, io qui noto anche delle erbe di marijuana, non vorrei dire, sarà una coincidenza, però devo dire, la fantasia non è male. Vedi, però, questo è il commento che volevo sulla Miz, un commento normale, bellino. Il problema è tutta la cosa di colori deliranti che è stato messo. Io sta andando sempre, questa è leggermente meglio rispetto agli altri, che gli altri, Madonna santa. A me è rimasto troppo impresso, mi dispiace, potranno essere tutti brutti come vi pare, quello con le fiamme all'Hall of Fame per me è imbattibile. Quello era di una pacchianità che... Orribile, orribile quelle fiamme. Quello era di una truzzaggio, di una pacchianità che non ti sto a dire, qualcosa di... Ma... Impossibile. Io vorrei buttare... Tra l'altro... E tra l'altro c'era anche... Vorrei buttare una... Che cazzo? Una voce di riguardo al tributo sentito e sincero che hanno fatto i Bucks a Seth Rollins con la giacca con gli schizzi di vernice blu e arancioni sotto sopra, però. Assolutamente. No, ma lì... No, ma ti sei stupido. Lì stavano drippando. Lì stavano flexando. Perché loro hanno i moni, hanno le... Come si chiamavano? Jordan Dior? Sì, le scarpe false della Dior che mettono...
Porca puttana. Allora, torniamo sul rollo. Ragazzi, un'ultima cosa sulle cose delle fiamme. Tra l'altro, bellissimo il commento di Mr. Flame lì sotto. Madonna, se lo trovo con la Nessa bestemmia. Ah, è classico. Classico. Bellissimo. Tra l'altro, comunque Seth Rollins fa il promo dove praticamente se la tira per aver pestato Cesaro, perché lo invita a salire sul ring per chiudere la questione, ovviamente, però Cesaro deve vendere l'infortunio e non si presenta, e alla fine Rollins gongola, ride, se la tira, e dicendo che Cesaro non avrebbe mai rovinato il giorno più bello di tutti, ovvero il suo compleanno. Il suo compleanno, sì. Che storyline copiata palesemente da Rusev Day. Comunque, vabbè, fammi leggere un pezzettino di questo promo. La parte finale, quando è serio, l'ex Shield afferma che lo svizzero ha tirato fuori il peggio di lui e che tutto sommato è un uomo che si prende le sue responsabilità, ma che nonostante tutto dà la colpa dal pubblico che guarda da casa, perché sono quelli che hanno convinto Cesaro ad andargli contro e ad ottenere cose che non avrebbe dovuto ottenere. Quindi sempre il delirio del visionario è sempre più delirante, come è giusto che sia, aggiungo io. E andiamo ad un match per il titolo intercontinentale, che non era pubblicizzato, attenzione, Apollo Crews contro Kevin Owens. Che è vero, non era pubblicizzato, ma potevamo capire benissimo. Durato un cazzo nulla è finito tramite DQ a favore di Kevin Owens con il Nigerian Nail del comandante Aziz. Okay, è questo il motivo per il che stavo a dire. Non è stato pubblicizzato proprio per questo, perché è stato un angle, neanche un match, tra poco. Però comunque, allora, ripeto, questo Rene d'Apollo è molto old school, però è molto funzionale, secondo me. Quindi abbiamo confermato come prossimo sfidante Kevin Owens. Tra l'altro, due grandi assenti, Big E e Aleister Black, però... ragazzi, sono due ore di show, non è che ci no, ma è stato tanto. Detto anche che praticamente non l'hanno fatto per non affrettare la costruzione della faida e spalmarla un po' di più in modo da costruirla più tranquillamente. Anche perché io ripeto, sono due ore di show, altrimenti se metti tutto quanto diventa AW Dark. No, ma l'hanno fatto per non affrettare la cosa. L'ho fatto bene. Apprezzo, bene, se lo vediamo sotto festotti, apprezzabile, assolutamente. Allora, colloquio dal padre, quindi, padrino, ma scusate, padrino. Roman Reigns, e davvero, la figura è quella di un padre, poi che però più da padrino. Quindi Roman Reigns e Jey Uso a colloquio nello stanzone del Tribal Chief, e Reigns chiede al cugino cosa stia succedendo, ricordandogli di come lo abbia trasformato in un main eventer, mentre il fratello a malapena gli ha fatto ottenere il primo match. Reigns cerca di far ragionare il cugino, ma già è abbastanza titubante. E poi arriva un'affermazione, che signori. Non vorrei che la gente tornasse a chiedersi quale dei due tu sei. Quale dei due Uso tu sia. Questa è stata una line. Una bastardata, Dio Cristo, che è veramente. Questa è proprio da figli di puttana. Questa, signori, è una delle più belle quote che ho sentito a SmackDown ultimamente. Cioè. Devastante, cioè solo Reigns poteva dire una cosa del genere. Meraviglioso. Questa è stata veramente da figlio di puttana, tra l'altro. Questa come giusto, ma come giusto? Ma come giusto? No, benissimo così. È stato proprio un colpo basso di quelli distruttivi. Sì. E ragazzi, continua la battaglia dei King Shinsuke Nakamura contro questa volta Chad Gable con Otis. Però fondamentalmente. Okay. Hanno ripreso un po' la storyline della taglia messa da King Cole, non lo so, ma non credo, da quanto ho capito, cioè secondo me no, non ci ho capito un cazzo. Altro, Nakamura sempre accompagnato da Rick Boogs, sì, come se l'ha detto prima, allora, come ha ricordato giustamente Matteo, il fu Eric Bugenheim, sì. La Madonna, il Guggenheim è un museo di New York, andiamo piano. E di Venezia, anche di Venezia, anche ad Abu Dhabi e a Bilbao, ci ho fatto una presentazione ad arte. Quindi è Eric Bugenhagen. Che cazzo, Bugenhagen. Bugenhagen, come Copenaghen, ma devi mettere Bugenhagen. Bugo e Copenaghen fusi. Esatto. Esattamente. Andiamo
Vabbè, la gimmick di Rick Books è praticamente essere il socio di Jimi Hendrix, praticamente più muscoloso e bianco, quindi posto così. Accasato. No, cisti. È bellino Books, gas assolutamente. No, anche perché lui, allora, lui mi piace, più che altro mi piace il fatto che mandi, che faccia impazzire Pat McAfee quando suona la team song di Nakamura. Quello mi piace un casino. Vero, perché Pat in sé per sé gasa, quindi trovi un altro che gasa, fai un'addizione super gasante. Basta sto gasante, madonna che palle, un meme di merda morto di una redazione di coglioni. E tu continui a farlo. Ma perché mi fa ridere? Perché sono stupido. Allora, vince Nakamura contro Gable. Ma siamo tutti d'accordo. Nel mentre Corbin si riprende la corona e Rick Books lo attacca alle spalle per permettere all'amico Nakamura di riprendersi la corona, che è sua o non è sua? Parte il referendum. Ma certo che è sua. È certo, cazzo, ne parliamo. Sì, ma sì, ovviamente, però deve vincere Nakamura, vi prego, fate vincere sta fight a Nakamura, rimandiamolo un po' in alto, Dio santo, quel povero Cristo. Che lo avevano un pochino rispolverato a febbraio, marzo, e poi purtroppo già dall'Under the Giant Memorial Battle Royale quando ha perso. Il problema è che il problema è che per avere Cesaro abbiamo sacrificato Nakamura. Lo so. Vabbè, secondo me è giusto così, nel senso Nakamura ha avuto il suo periodo nel 2018 ai piani alti e non ha gasato, l'ho detto di nuovo, come ha fatto, come sta a fare adesso Cesaro, a WrestleMania Backlash, a WrestleMania 37, insomma. Lì Cesaro era proprio caldissimo, lo è ancora. Secondo me è per qualcosa di transizione, giusto per anche aumentare di più l'odio tra Cesaro e Roman, potevano fare anche Cesaro e Rollins, potevano fare qualcosa. Io ti posso dire una cosa, Nakamura e Cesaro sono amici, sono ex campioni di coppia, sì. E se Nakamura fosse uno sfidante di transizione a Reigns lo distrugge, Cesaro si incazza ancora di più. In effetti si stava cercando uno sfidante per Roman tra il Nassel e SummerSlam, quindi a Money in the Bank, sì. Siamo lì. E ci potrebbe stare, perché comunque mi ricordo un match per il titolo intercontinentale che è stato anche carino, nonostante il finale sporco. Quando vi ricordate quando era Nakamura campione intercontinentale? Non difendeva. Ah, cazzo, è vero, 200 giorni e 3 difese, ottimo. Madonna. Poi vabbè, comunque vince Shinsuke Nakamura, andiamo avanti ragazzi, tranquillo. Vabbè, praticamente io, porca puttana, ho capito che non c'è proprio tantissima fantasia in WWE, però cazzo, copiare Backlash davvero? Perché che succede? Allora, a parte il fatto che Kevin Owens richiede ad Adam Pearce un match contro Apollo Crews senza il comandante Aziz, quindi il mio interesse è già scema tantissimo, perché se non c'è Aziz io non scherzo. E poi cosa succede? Succede che Ray viene attaccato dai Dirty Dogs, e quindi si ritrova la roba che si era visto a Backlash, solo che questa volta non c'è l'intervento vero e proprio di Ray, ma Ray praticamente distrae chi era? Ziggler Dominik schiena Robert Roode con un roll up e quindi mantengono i titoli di coppia. Subito dopo arrivano gli Usos, che praticamente fanno intendere che, insomma, si sa già, sfideranno i campioni per i titoli di coppia ad Hell in a Cell. Dire una cosa, prossima settimana SmackDown. Ah, prossima settimana, sì, scusami, sono confuso, scusa. Vabbè, io non voglio dire una cosa, io sta cosa di Adam Pearce, io avevo già detto nel gruppo Telegram, secondo me sarebbe una cosa bellina da fare per Survivor Series, un team face contro team heel. Praticamente team heel sarebbero i dominatori degli show, cioè Bobby Lashley, Roman, anche Apollo e sicuramente anche i due Usos, contro i face che potrebbero il team Pearce, volendo. Quindi Drew, Kevin Owens, Cesaro, insomma gli altri,
e se il team Pierce perde, Adam se ne deve andare fuori dai coglioni, altrimenti mantiene il posto e anzi avrà un maggiore conto. Secondo me sarebbe qualcosa di carino da fare per Survivor Series, anche solo per il togliersi di torno sta cazzo di guerra tra brand. No, la guerra tra brand è un'idea secondo me che non avrà, purtroppo, non prenderà il proprio della realtà, cioè, senso, però è carino. Ci sarebbero le basi, perché comunque abbiamo visto un Pierce che comunque sta mettendo molti bastoni tra le ruote ai vari la Roman soprattutto. Poi tra l'altro quel faccia a faccia con Lashley aveva detto: se tu intervieni nel match che abbiamo visto tra Kofi e Drew, tu vieni sospeso, non ricevi per 90 giorni, non ricevi un cazzo. Comunque qualcosa da carino da proporre, però non sono sicuro che non lo faranno, ci troveremo l'ennesima guerra tra brand. Puntata ovviamente di SmackDown, come abbiamo già detto, ok, però stiamo notando, abbiamo notato un lieve calo rispetto alle altre, questo è un vero, da, un vero questa calo. Sì, qui l'unico match che ha dimostrato che SmackDown non è calato è stato l'opener, difatti, perché l'opener clamoroso, però gli altri... Allora, l'opener e insomma l'evoluzione che sta avendo sulla storia tra... della famiglia samoana, e aggiungerei anche poi il promo anche di Rollins, che comunque mette benzina sul fuoco per per un eventuale rematch con Cesaro. E sì, ci sta come puntata, però aspetta, aspetti un po' di più. E tra l'altro, ragazzi, vi vorrei domandare, i rumor che vedono Roman contro Cena a SummerSlam, un rematch di No Mercy 2017, io voglio vedere tranquillamente. Ok, ma credo tutti, io l'ho sentito questo rumore onestamente, e devo dire che ci sarà il pubblico a SummerSlam 1, quindi è molto più fattibile rispetto a fare una SummerSlam nel Thunderdome, avendo, cioè, avere la possibilità di chiamare e avere a disposizione di fatto John Cena. Il match si vende, aspetta, addio, un secondo. Vuol dire, non è The Rock, ma di certo se è Sera non ci lamentiamo. Porca troia, altro che... E come detto, si vende da Dio, perché hai due nomi clamorosi come Reigns e Sena. E, beh, speriamo. Che cosa vi posso dire? Speriamo, sarebbe ovviamente un'affermazione clamorosa per Roman. E quindi... Allora, c'è da dire una cosa. Hanno Mercy... Ha comunque vinto Roman. Però ha vinto Roman. Però quello è il periodo in cui Roman, che schifo, merda. Quindi... Ma scusami, vuoi mettere vincere con quello spamming infinito di finisher e far mollare? No, cedere, allora, è impossibile, perché Cena, ma se fai svenire Cena, come con Rusev a Fastlane nel 2015, se fai svenire Cena nella Guillotine Choke, cioè non lo fai arrendere, ma lo fai svenire. Cioè, è una dimostrazione molto più forte rispetto a quella di No Mercy 2017. No, perché formalmente Cena non perderebbe così. Ah, sì. Ah, no, giusto, qui mi gira il cazzo, volevo parlare di Double or Nothing. No, chi era che l'aveva detto sta puttanata, non mi ricordo. È uno su un gruppo che gli ha scritto, mi ha dato il cazzo come ha finito il match di Archer, ha detto, no, ma Archer è andato verissimo, e in più è svenuto, non ha ceduto, quindi formalmente non ha perso. Formalmente non ha perso una cosa, mi ha fatto ridere. Questo è booking a lungo termine che noi non possiamo mai capire. Formalmente non ha perso, infatti si è visto Archer come campione TNT adesso. TNT, sì, mannaggia. Che figura di merda, Archer. Che figura di merda, Booker. Che schifezza, veramente. Ma devo tenere la bile per giovedì. Andiamo avanti. Vabbè, come detto, puntato ok. Passiamo a Raw, che invece è stato tutt'altro che ok. Beh, perché, allora, in realtà è stata quasi ok, secondo me. Ma io direi un cazzo proprio, sinceramente. Cioè, allora, secondo me è stata anche leggermente peggiore rispetto a settimana scorsa. Dal mio punto di vista, oddio, non esageriamo. Però insomma, più o meno sulla falsa riga della puntata scorsa. Beh, non l'ho visto. Insomma, non è calata troppo, però neanche è migliorata tantissimo. Perché cosa succede? Allora, a parte il Miz TV, che mi ha fatto ridere la parte iniziale con Morrison, con l'aglio. E lo spruzzino che sembrava la pompetta a lunga pene. Non va bene.
cosa per fare la guerra di gavettoni. Sei caduto un attimo. Come? Sei caduto un attimo. Ah, va bene. Comunque, ripeto, mi ha fatto molto ridere quel segmento. Arriva Charlotte Flair. Parla. Io sinceramente le mie palle si stavano gonfiando. Arriva cosa? Rhea Ripley. Arriva Rhea Ripley per un confronto. Arriva Nikki Cross. Ma sì, ma andiamoci. Ti pare? Niente, viene Charlotte Flair per dimostrare di essere la più figa di tutte quante. Dice: ok, Rhea Ripley non è riuscita a battere Nikki in 2 minuti, io ci riuscirò. Parte sta Beat the Clock Challenge di 2 minuti. Ovviamente Nikki Cross non si fa. Tra l'altro, però, ha combattuto molto di più rispetto a con Rhea Ripley, mi pare. Dove che dite, o sbaglio? Non posso darti una mano a sto match. Cioè, io ho visto Roma. L'ho visto con molta disattenzione, però comunque sì. No, perché io vi spiego. Il problema di Ultimate è che io la seguo con forte apatia. E se seguo con forte apatia, io tendo a distrarmi tantissimo. Quindi direi un po' tutti. Direi che comunque mi sembra che abbia combattuto leggermente di più. Ho visto qualche mossa offensiva di Nikki Cross che sconfigge Charlotte. Che praticamente riesce a resistere per 2 minuti. A me mi ricorda tantissimo. Ricordate Spider-Man nel primo film di Raimi? Mi ricorda tantissimo Eugene quando ha preso la medaglia d'oro da Angle perché ha resistito tipo 1 minuto a caso. No. Quindi. Madonna, che belle cose! Quanto vi manca. Saluto a Nicola in chat. Ciao, bello. Grazie per essere passato. Ciao, ciao, si parla di Nicky. Appare Nicola. E grande Nicola Cross. Nicola Cross. E allora. Passiamo invece alla cosa più una cosa. Esiste. Allora, passiamo alla cosa che ho più seguita e che più mi interessa e che è la cosa migliore di Raw, ovvero gli Archi Bro. Praticamente cosa c'è? C'è Riddle nel backstage assieme a Damien Priest, gli chiede quelle domande, come si parla, così qualche cosa in spagnolo. C'è anche la citazione a Lady Guerrero, dice così, dice who's your daddy, gli risponde in spagnolo, non mi ricordo, l'ho fatto spagnolo nel mai avanti Cristo, ragazzi, non mi ricordo qual era la traduzione. C'è Riddle che dice I'm your puppy, molto, mi ha fatto molto ridere. Poi gli chiede come si dice in spagnolo hey Randy, e Cristo è serio, hey Randy, e dice così, pensavo ci fosse una traduzione spagnola, no. E gli indica dietro. C'è Randy Orton che sfoggia dei mustacchioni bellissimi, tra l'altro. Stupendi quei mustacchioni. E con Orton che dice: ho visto che tu hai usato la mia finisher settimana scorsa. E Riddle poi si spaventa. Dice: no, ma io non sapevo. E Orton gli fa: no, senti, mi va bene, l'hai seguita molto bene, complimenti. E ha fatto un grandissimo match contro Xavier, perché è stato un grandissimo match contro Xavier Woods settimana scorsa. E dice: questo team prenderà forma, però tu c'hai da lavorare un po' su quelle cose, quindi facciamo così. Io stasera riaffronto Xavier Woods e così magari impari qualcosa. E quindi parte il match tra Xavier Woods e Randy Orton, che è leggermente inferiore rispetto a quello con Riddle, ma comunque molto molto buono. Xavier Woods si rivela, continua a confermarsi come un worker incredibile, lo si sapeva già, però la conferma fa sempre bene. E che altro c'è da dire? È stato un gran bel match. C'è da dire con il finale. Il finale c'è con Orton che utilizza la, come si chiama? Broderick. La Broderick di Riddle per schienare Xavier Woods, con Riddle che praticamente impazzisce, ma se strafatto di cocaina sembrava. E tra l'altro mi ha fatto anche molto ridere la parte finale dove c'è Riddle che si mette in posa e anche Orton dietro che stava per mettersi anche lui a fare la sua posa da vittoriosa, invece dice no, non esageriamo, ne riparliamo più avanti, ok. E questa cosa mi ha fatto molto ridere. È stato un gran bel match, è stato un gran bel segmento, è stato un gran bel finale. E passiamo a qualcosa di non altrettanto bello. Reginald contro Shayna Baszler, indovinate un po' chi vince. Reggie, caro Reggie,
Vince, allora c'è da dire che c'è, ci sono un paio di attenuanti. Dopo Reggi Steel, Reggi Rock, Reggi Ice, c'è Reginaldo. Reginaldo è un koala. No. Che verso farebbe Reginaldo se fosse effettivamente un membro dei Guardiani? Non lo so, un verso molto alla francese. Ah, la sua theme song è Le Van Van, farebbe Van 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 Van. Tra l'altro, ragazzi, allora, c'è da dire una cosa, che comunque c'è qualche attenuante, c'è il fatto del fuoco di Alexa Bliss che distrae. Io non ci ho capito una sega effettivamente lì, posso dirlo onestamente. Vabbè, comunque Reginaldo inchioda Shayna Baszler con un roll up. Tagli sì. Mess, Mace e T-Bar. Io non so, cioè, tu hai tutte le cose backstage, le ho skippate, sto portando a me a vedere i match. Dopo gli Archie Bros ho skippato tutto quanto perché mi sono... Ma è giusto, abbiamo parlato tanto di Smack, ma ci siamo stati comunque, tipo Mace, mezz'ora buona. Spiegano ovviamente i Lucha South Party. Vabbè, allora qui ci abbiamo due match con protagonista Sheamus, Ricochet contro Sheamus, sì, vittoria tramite roll up, e Umberto Carrillo contro Sheamus, dove Sheamus è anche infortunato al naso, si è beccato, sì, una brutta gomitata di Carrillo, gli ha rotto le repliche in parte del naso. Sulle repliche di su YouTube è diventato un film noir praticamente a quel punto. Direi bianco e nero anni 50, mancava solo la voce narrante che dice: nel mio passato ho fatto queste cose, cazzo, questa cosa ha il sapore di whisky, è andato a male, di quel merda di luci, forse vi chiedete come ha fatto a finire in questa situazione. Esatto, quella roba lì. No, cazzo, comunque però prende. Umberto Carrillo contro Sheamus e vince Carrillo tramite ovviamente roll-up e grazie alla distrazione di Cosce. Beh, è vabbè, giusto, è la fine della storia. Allora abbiamo il thickest tag team femminile, Mandy Rose e Dana Brooke, e su questo penso di essere... siamo tutti d'accordo. Capito. Che sconfigge Naomi e Lana, praticamente Naomi e Lana... Dopo quella breve parentesi del bullismo, delle idee, andate a fanculo fondamentalmente. mi spiace un po' per Lana, mi sta simpatica. Anche Naomi non mi fa totalmente schifo. Cioè Naomi non mi dispiace, dai. C'è di peggio. Dai, diciamo così. Rota Team Championship Match e gestare contro Omos, ovviamente. Omos, il nostro dio, il nostro signore padrone. E tra l'altro mette in fuga Elias. Ovviamente perché... come un coglione mi sono scordato a metterlo a Godiro. Le spieghiamo velocemente. Povero me quando dovrò mettere i timestamp. Ma quindi Tyles e Omos che difendono le cinture contro Elias e Jackson Ryker. Ma cosa è successo? Successo che praticamente quando Styles ha fatto lo tag con Omos, Ryker voleva fare lo tag con Elias, ma Elias, vedendo che entrava Omos, giustamente si è telata via, lasciando il povero Jackson Ryker in balia di Omos, che viene schienato da AJ Styles dopo un fenomeno forearm, questa volta purtroppo non dalle spalle possenti di Omos. Questa cosa mi ha fatto un po' morire dentro. Ha lasciato la mano in bocca. Esatto. E vediamo cosa succede. Un altro tag team che splitta, però questa volta un tag team di cui a nessuno frega qualcosa. Effettivamente non era neanche un tag team vero e proprio, erano il chitarrista e quello che segue il chitarrista. Esatto. Il discepolo, dico, ne frega. E nulla. Number War Contender Match, Drew McIntyre contro Kofi Kingston. Se arriva Bobby Lashley, Adam Pearce incazza, lo butta fuori senza paga. Ovviamente vince Drew McIntyre, non c'erano dubbi. Invece che è stato anche questo carino, un bellissimo finale con la Claymore al volo. Sì, mi ha ricordato molto l'RKO al volo su Evan Bourne di Randy Orton, o anche forse per il taglio prospettico anche della telecamera. Sì, è vero, però comunque alla fine che cos'era? Un tentativo di crossbody trasformato in Claymore, mi sembra, cioè crossbody alla fine era un salto, però normale. Comunque questo sono contento perché allora sono comunque molto hypato per vedere Drew McIntyre e Bobby Lashley all'interno della gabbia che si uccideranno probabilmente. Ancora non è ufficiale, ma probabilmente sarà un Elinicell match. È ufficiale, cioè, no, che sarà un Elinicell match. Ok, sì. Beh, che se non lo dai a loro che c'hanno una faida che dura 30 anni, non la dai a quelli lì, dai. Sì, è vero. Allora, valutiamo. Abbiamo finito la puntata di Raw. Eccoci qui. Sulla falsa riga di quella precedente.
Allora, gli Archei Pro continuano ad essere l'unica nota positiva di tutto tutto lo show. Non lo so, perché allora il punto è questo. Non è più neanche un discorso delle tre ore ormai. Il problema è a monte. Che allora, anche quello, anche tipo per esempio la scena attorno al titolo degli Stati Uniti, dove vediamo due High Flyer contro un Powerhouse contro Sheamus, potrebbe essere anche interessante, però il problema è il continuo spam di finale tramite roll up, che ha veramente stufato. E più in generale, non so, non sembra neanche che si stiano impegnando per proporre qualcosa di effettivamente di un cazzo, non vedo l'ora di vedere Raw. Perché l'unico motivo per cui voglio vedere Raw sono i segmenti degli Archei Bro e i match degli Archei Bro. Ma perché sono effettivamente l'unica cosa che si vede che si stanno divertendo un casino e che fa morire da ridere. Però, insomma. Boh. Beh, fammi vedere un attimo i voti da Raw, scusa, perché... No, mi sa che non li hanno messi ancora. No, i voti del report. Non l'hanno messo, hanno solamente segnato. No, ci stanno alla fine. Nel match hanno dato 7,8. È stato un gran bel match. Aspetta, perché non mi sa che non me l'ha ricaricato per bene la pagina. Comunque, vediamo anche tanti 6, un 5,5 a Ricochet Sheamus, che... Vabbè. Ah, a me non me lo fa vedere i voti, vabbè, che strano. Vabbè, comunque, il match peggiore è che cazzo però, cioè, ma io c'ho gente qui, cioè, sto a fare un podcast e te mi fai lo starnuto, scusate, off topic. Se uno sta male non è che devi rompere i coglioni, eh. Capito, però, madonna di Dio, avverti. No, stai zitto, non importa, scusate, fuori programma. Stava a dire, match peggiore per il record... mamma mia. Se non esce una base contro Reginald, gli urlo contro. E il match peggiore è effettivamente. Oh mio Dio, aspetta, ma quanto. Il match peggiore è Ricochet contro Sheamus. 5,5. Poi con no, 5,7. No, quanto è andata scena da base contro Reginald? 6. 6? No, 6. 6? Vabbè, no. Un commento, guarda. Allora, signori, con la WWE abbiamo finito. Prima di chiudere c'è una puttana importante da fare, perché i Tekkers sono tornati campioni. E dai, i Dangerous Tekkers, nuovi campioni di coppia IWGP. Ah, i Simp, ho capito bene. Senti, non rompere il cazzo. Punto. Perché tu puoi dire tutto, ma mio Abe, la nostra Queen! Dai! Comunque, Federico, io ti invito. Tanto il 7, non so. A parte, oddio, il 7 è lunedì mattina. Insomma. C'è Don Taku. C'è Don Taku, buonanotte, Queen. Dominion. E quindi, in caso, se ci volevamo vedere lo show in diretta. Ma lunedì. No, lo sai, forse lunedì io qualcosina potrei esserci. Lunedì? Forse lunedì mattina, perché sono un dad e non faccio un cazzo. Il problema è che io ho il tirocinio, quindi per te è più un problema. Sto cazzo avvocato, praticamente. L'orario non so qual è, perché magari comunque, a parte che comunque sono gli ultimi tre match quelli importanti, non... Apprezzo l'immagine, l'ho vista adesso, molto molto bella. Come mio, allora, d'altronde. Dominion 7. Sì, poi ancora è scritto 6 giugno qua, però comunque l'hanno spostato al 7. Mm-hmm. Osaka Joel. Allora. Signori, io non vorrei dire niente, ma... 18, quindi è alle 11. 11 di mattina. Bene, pure un orario decente. Ma parliamo di NJPW. Un secondo, io vorrei fare un appunto importante, perché ragazzi, domani. Io mollo, perché tanto queste cose. No, te rimani per far l'outro. Capito? Allora, praticamente, domani un italiano, quindi un po' più interessante magari per voi, Francesco Akira, combatterà nel NJPW Junior Battle of Glory, che dà al vincitore l'opportunità.
dal vincitore l'opportunità di sfidare il campione dei pesi dei pesi massimi junior dell'ECPW, che è Sima, che è stato anche in AEW, quindi non proprio il nome più sconosciuto di tutti. E quindi dai, dai Francesco, forza Francesco, facci sognare. Il primo match che lotterà domani sarà contro Tajiri. L'avevo detto. Quindi, tanta roba. No, scusami, non ho sentito. Colpa mia. E quindi io poi domattina pure sono interessato al match in ambito sempre giappo, sempre sponda per New Japan, che c'è il c'è il secondo Road 2 e c'è il terzo, quello non ripreso, l'hanno cancellato causa discorsi di Covid. Non tra gli atleti, però comunque per le regolazioni col pubblico e tutto quanto, hanno lasciato solo quelli a Korakuen Hall, che è un po' più ristretta. E domani c'è il match per i Six Men, ci stanno I Chaos contro i Los Ingobernables. Sì. Vabbè, campioni di coppia, campioni Six Men, quindi sì. Goto, Ishii e Yoshiashi e Ishii. Poi non scioglieremo ogni volta che devi dire questo. Sì, è vero. Contro Naito, Sanada e Bushi. Con l'altro membro dello Los Ingobernables, che lo ricordiamo, sarà nel main event di Dominion ad affrontare Kazuchika Okada per il titolo del mondo dei pesi massimi IWGP. Stiamo ovviamente parlando del dragone Shingo Takagi. Gli altri due match della card sono match singolo tra i Bushi e Cobb. Spero che il primo jobbi al secondo in maniera indecorosa. Sì, sono d'accordo. Match per il titolo pesi leggeri, diciamo, per vabbè, il junior heavyweight. Sì, vabbè, però comunque per chi magari non segue, pesi leggeri sarebbero tra Yo e Despi. Tra Yo e Despi, Yo che è metà dei campioni di coppia junior, appunto, ovvero i Roppongi 3K, sempre bene ricordarlo, insieme al buon Shaw. Quindi adesso, prima di chiudere, i Takers hanno vinto. Ma il match com'è stato, secondo te? A me è piaciuto molto. Sì, tanto, vero? Molto molto bello. La seconda rivincita dopo Wrestle Kingdom tra dopo Wrestle Kingdom e dopo chi era Castle Attack? Sì, e infatti è la seconda questa, non è la prima volta, si riaffrontavano. Sì, mi sembra Castle Attack. No, forse no. Castle Attack, quando sono andati i G.O.D. e Jay White ad affrontare i Chaos per i titoli di Six Men? No, ok, sì, e lì era Castle Attack. Vedi. Allora, oddio, che cazzo era? Non so, vero, non lo ricordo, è strano questa cosa. Mica era Sakura? No, non era Sakura. No. Che cazzo era? O era uno show della quello della finale della New Japan Cup? Forse sì. Mi sembra. È probabile, cazzo. Possibile, non ricordo comunque. Non ci ricordiamo, scusate il lapsus, però è così. Tant'è che i Takers hanno vinto nuovamente i titoli di coppia. Sono tutti molto molto contenti e felici di questo risultato. E gran bel match. Come ho detto in chat di là, quella dove non stai, sì, quella dove hanno pure scritto di Archer. Non ci sto io. Formalmente non persa. LOL. Ho detto, mi sta piacendo un sacco il personaggio che ha preso di recente Taichi, di capo in seconda di Suzuki, molto sì, più, vero, molto più, diciamo, sta molto più dietro di Suzuki agli altri, cioè a motivare Doki, a stare a bordo ring quando c'è desperato che fare difese per il junior, con il tag con Zack, è molto più, diciamo, dentro le meccaniche dei Suzuki-kun anche rispetto a Suzuki, che è il capo della stable. Esatto. Quindi ce lo vedrei bene, magari, che ne so, in futuro fanno una faida con split, non proprio split interno, però comunque con guerriglia interna. Magari quando Suzuki si dovrà ritirare, perché comunque fa dei match della Madonna, perché comunque il match è più bello del climax dell'anno scorso, l'ha fatto lui a 53 anni, ma prima o poi il ritiro ci dovrà essere. Magari certo, split interno tra Suzuki e Taichi, con scontro per la leadership e Taichi che vince ritirando Suzuki.
Potrebbe essere un'idea, è vero. Però ci dà tanto l'idea di essere un modello, ma più che altro un appoggio per tutti gli altri membri di Suzuki-gun. Quindi sarebbe veramente bella una cosa del genere, secondo me. Anche perché, come si fa a non amare il Lord, signori? Dai, ditecelo onestamente, diteci apertamente perché non si potrebbe amare Taichi. Tanto sono sicuro che quello stronzo di Meltzer a sto match, visto che non ci sta né Osprey né nessuno dentro, gli darà tipo 2.5 stelle, però. Non ci sono stati nemmeno su Pile Driver, tipo. Che schifo. Vabbè, Canadian Destroyer, scusa, sbagliato. Vabbè. Dettagli. E comunque, Federico, secondo me a te ti potrebbe piacere Zack come stile lottato. Zack Sabre Jr. Ok. E immaginate un Pete Dunne più stronzo e più cattivo sulle sottomissioni. Le sottomissioni, quindi... ragazzi, allora io, ragazzi, dovete capire una cosa: io non c'ho più così tanto tempo. No, ma io se guardo così mi pare un po' preoccupante. No, raga, allora io dovete capire una cosa: il wrestling è un hobby. Che io, allora, per farvi capire, io c'ho il tirocinio, poi c'ho i videogiochi e poi Federico, il wrestling. C'è un motivo se io seguo, eppure io c'è un motivo se infatti seguo la New Japan, che è tipo uno show al mese. Va bene, proverò a vedere, dai. Un occhietto, così. A tempo perso, ovviamente. Ad esempio, guardate me, io che tra poco... Te che non c'hai veramente un cazzo da fare, che segui tutto? Fatemi toccare. Finora seguivo tutto. Negli ultimi mesi, no, non posso. Vabbè, giustamente, non c'è più tutto. La MLW non c'è. No, la MLW tornerà quando... poco dopo io avrò dato il mio buon esame. Allora, ho dato il mio buon esame, ci sarà il ritorno dell'MLW con il pubblico, e a questo, sì, di Double or Nothing noi ne parleremo giovedì, però un appuntino rapido lo voglio fare. Come ho detto su Telegram, lo ridico qui e poi si chiude. Ancora una volta, come con MJF, la MLW si è dimostrata molto più attenta nello scegliersi i propri talenti rispetto all'AEW. Perché per quegli ignorantoni che non lo sapessero, Lio Rush è stato campione del mondo di pesi medi in MLW prima di approdare in AEW, che non l'ha messo sotto contratto, avrà fatto un cameo, un'apparizione, secondo me Lio Rush, no, però è stato messo sotto contratto dalla New Japan, e quindi tramite la Forbidden Door è apparito. Sì, sì, no, intendevo anche sotto dalla AEW, perché comunque Serena Deeb ha due contratti, NWA ed AEW, sì. Capito? Quindi poteva fare una cosa simile, per dire. E niente, da Double or Nothing, che per il resto se ne parla giovedì, ve l'abbiamo detto, 21:15 su Twitch in live, tutte le puntate, questa tra poco pure sarà disponibile sul canale YouTube, tutte integrali, e soprattutto ricordatevi Instagram, importantissimo per le stories, dove avrete aggiornamenti ogni volta quando andremo live, se ci saranno degli spostamenti imprevisti e quant'altro, oltre ai freschissimi memotti che fanno sempre molto molto bene alla salute. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto, ci vediamo giovedì, Double or Nothing e NXT, perché c'è anche NXT, e questo è quanto. Buonanotte a tutti, grazie per averci seguito, ci vediamo tra 2 giorni. Sta diventando un lavoro. Ciao ragazzi. Buonanotte.